Perché le tasse fondamentalmente servono per rendere disponibilità allo Stato e agli enti locali per alimentare la spesa pubblica. E quindi la mia obiezione, però spero che la possiate confutare, proprio perché mi convince l'analisi e la soluzione generale individuata, è che con il taglio delle tasse si rischia il taglio anche dei servizi. Cosa basilare. Allora, supponiamo che lo Stato non spenda, supponiamo che lo Stato, facciamolo più realistico, supponiamo che lo Stato per 10 anni, 20 anni di fila spenda sempre di meno di quello che incassa, cioè tasse 600 miliardi, incassi, quindi incassi dello Stato 600 miliardi e spese 500, no? E supponiamo che lo Stato vada avanti per anni e anni in questo modo, che incassa di più di tasse di quello che spende. Cosa succederebbe dopo qualche anno? Non ci sarebbero più soldi in giro, non ci sarebbero più soldi in giro. E i soldi con cui tu paghi le tasse, logicamente li ha messi in circolazione lo Stato. Cioè, noi non usiamo degli oggetti come moneta, noi usiamo dei numeri che qualcuno deve creare dal niente, no? O le banche o lo Stato. Per essere precisi, se lo Stato, oppure anche facciamo che faccia sempre pareggio di bilancio, tutti gli anni, per 20 anni, per 30 anni, lo Stato incassa 700 miliardi e spende 700, incassa 710, spende 710. Cosa succederebbe? Che la gente avrebbe soltanto il prestito bancario come unica fonte di moneta. Se lo Stato facesse sempre il pareggio di bilancio, noi abbiamo messo nella Costituzione il pareggio di bilancio adesso, se per caso per 20 anni di fila, non per un anno o due che non te ne accorgi, ma per 20 anni lo Stato fa pareggio di bilancio, l'unica moneta che riesci a trovare è la banca che ti fa un prestito. È un fatto logico, un fatto tecnico, un fatto contabile, un fatto, cioè non è un'opinione che è una teoria, è un fatto. Bene, cosa significa questo? Significa che se lo Stato non spende prima, poi non ci sono i soldi per pagargli le tasse. Ti raccontano il contrario, ti dicono se tu non paghi le tasse lo Stato non ha i soldi per tenere accesi i lampioni, per la benzina, delle volanti, della polizia, tutte queste belle cose. Ma è il contrario dal punto di vista logico. Nel nostro sistema, che non è più quello delle monete d'oro, d'argento, di rame, se lo Stato non spende dei soldi, poi non ci sono i soldi anche per dargli le tasse. È un sistema basato sulla fiducia nello Stato e, tra parentesi, anche le banche, se ci pensiamo un attimo, perché hai fiducia che i soldi in banca, no, ci siano, anche se in realtà non ci sarebbero tecnicamente, perché sai che se succede qualcosa lo Stato salva la banca, ricapitalizza la banca, dietro alla banca c'è lo Stato. Il nostro sistema si basa sullo Stato, cioè non è lo Stato che ha bisogno dei nostri soldi, delle tasse, siamo noi che abbiamo bisogno dei soldi dello Stato. È fatto così, ma non l'ho creato io, non è una mia teoria, è il modo con cui negli ultime generazioni ha evoluto il sistema moderno finanziario. È un sistema basato sullo Stato. Se lo Stato non dice che questo è ha un valore, questo non ha un valore. Quando lui parla dei crediti fiscali, lui dice, se lo Stato dice tu puoi pagare le tasse con dei crediti fiscali, oppure tu puoi pagare le tasse con dei bot di BTP, da quel momento in poi il pezzo di carta che si chiama credito fiscale, oppure un bot o un BTP, diventa moneta. E tutto si basa sullo Stato. Quindi quello che la sua obiezione, che purtroppo è condivisa dal 90% delle persone oggi come oggi, perché lo senti ripetere tante volte, no? Se non paghiamo le tasse poi lo Stato non ha i soldi. Dal punto di vista logico finanziario è il contrario. Sono tanti modi per dimostrarlo, li trovate nel libro, ma il modo più semplice, più pratico, è quello di raccontare quello che fanno gli inglesi. Gli inglesi, da quando c'è la crisi, loro cosa fanno? Non fanno più finanziare il deficit col debito, fanno finanziare il deficit dalla banca centrale, però usano un trucco perché la gente non se ne accorga. Emettono sempre i titoli di Stato, no? Per dire i BTP da noi, però il giorno dopo la banca centrale li compra lei e se li tiene, e poi li tiene e basta. Quindi lo Stato si finanzia da solo, cioè lo Stato non ha bisogno, la cosa che poi tra l'altro fa anche più arrabbiare, che ti dicono che devi andare a farti prestare i soldi al mercato finanziario, no? A tirare i capitali in Italia, andare in Dubai e
l'emir del Dubai si dà dei soldi. Lo Stato italiano può creare tutti i soldi che vuole, perché tutti gli Stati moderni possono creare tutti i soldi che vogliono. Lo possono fare direttamente, indirettamente, tramite la banca centrale, tramite la cassa depositi e prestiti, nazionalizzando delle banche. Lo Stato può decidere lui quanta moneta c'è. Dopodiché, se esagera, se crea troppa moneta rispetto all'economia, allora, come nei primi anni 70, crea inflazione. Ed è vero, ed è verissimo. Però la quantità giusta di moneta, adesso mancano 200 miliardi, non stiamo dicendo di crearne 1000, di crearne 400, 500, stiamo dicendo, facendo dei calcoli che si possono discutere e aggiustare, che circa 200 miliardi sono necessari e lo Stato può crearli senza problemi. Basta controllare come fanno gli americani, gli inglesi e i giapponesi. Loro non dicono: se non raccogliamo le tasse non abbiamo i soldi. Loro creano la moneta, la banca centrale dà la moneta allo Stato, fine. Lo Stato non ha bisogno dei tuoi soldi, sei tu che hai bisogno dei soldi dello Stato, è il contrario. Questo è purtroppo una cosa che uno dovrebbe avere in televisione, un programma, non so, in prima serata, e batterlo tutte le sere per 3 mesi, magari invitando tutti gli ospiti, economisti ufficiali, facendoli a uno a pezzi, perché è una cosa vera, una cosa scritta nei documenti della Banca d'Inghilterra. Cioè, se tu vai a vedere sul sito della Bundesbank, c'è scritto quello che dico io, però è scritto nei documenti interni, no, della Banca d'Inghilterra, della Bundesbank. Popolarmente ti raccontano il contrario, ma lo Stato non ha bisogno dei soldi, perché noi viviamo in un sistema in cui la moneta non ha un valore se non la fiducia nello Stato, e quindi la crea lui. È una cosa, io provo sempre a raccontarla, a spiegarla in 3, 4, 5 modi diversi, perché è fondamentale. Fino a quando credi che lo Stato abbia bisogno dei tuoi soldi e quindi delle tue tasse, rimani intrappolato nella logica di Monti, di Letta, di Renzi, della BCE, eccetera. Questo è proprio lo spartiacque. Noi quello che veniamo a dirti è che la moneta si può creare senza costi da parte dello Stato, e deve farlo nella misura sufficiente, non esagerando, nella misura sufficiente. E la misura sufficiente qual è? Quella in cui la tassazione viene riportata agli anni 80. Quando sono andato a lavorare io, nell'87, tutti trovavano lavoro. Io sono uscito da economia e commercio, che non è una laurea particolarmente utile, nessuno si poneva il problema, tutti trovavamo lavoro. E io dico, riportiamo la tassazione al livello dell'87-85, quando l'Italia era la quarta o quinta potenza industriale. Se riporti la tassazione a quel livello, automaticamente cosa succede? Aumenta la quantità di moneta e hai risolto il 60-70% del problema. Poi resta il mezzogiorno, le infrastrutture, l'inefficienza dello Stato, la magistratura che ci mette degli anni a fare i processi, tutte queste belle cose restano. Ma questo lo risolvi, e lo risolvi solo se capisci che la moneta la crea lo Stato e deve crearne nella quantità necessaria. Purtroppo bisogna fare degli spot, degli slogan. Cioè, io cerco sempre di tornare sullo stesso tema e di ribatterlo. No, ti voglio fare una domanda.